Benvenuti. Nel video che segue vi mostro la lavorazione di un rosone con perline lavorate all'uncinetto e di un altro rosone semplice sul quale poi andrò a cucire delle micro perline come queste, secondo la mia fantasia. Vi lascerò poi nella info box del video tutte le informazioni necessarie e che potrebbero esservi utili. Intanto vi lascio al tutorial e vi invito ad iscrivervi al canale. Avremo bisogno di perline, lascio a voi la scelta, del cotone, io userò un numero 5 cablé e due tipi di uncinetti, uno per aggiungere le perline e l'altro per lavorare il cotone. Con l'uncinetto più grande, il numero 4, ho avviato un cerchio magico, 3 catenelle per la prima maglia alta e altre 30 maglie alte all'interno del cerchio stesso. Andiamo a chiudere il primo giro sulle 3 catenelle iniziali con un punto bassissimo e partiamo con il secondo giro dove andremo ad inserire le perline. Io vado ad usare un uncinetto più piccolo, vedete? Che possa facilmente passare tra il buchino della perlina, vedete? Se voi non disponete di un uncinetto così piccolo, potete anche infilare le perline sul filo in una quantità sufficiente alla vostra lavorazione prima di iniziare il lavoro stesso. Partiamo con il secondo giro. Lavoro le 3 catenelle per la prima maglia alta, allungo l'ultima catenella, prendo l'uncinetto dove ho infilato la perlina e delicatamente cerco di far passare il filo attraverso la perlina, vedete? Riprendo l'uncinetto che mi serve per la lavorazione, vado a tirare la catenella che ho fatto passare attraverso la perlina e chiudo con un punto catenella per fissare la perlina al lavoro. Carico il filo, salto un punto di base, vado nel successivo e lavoro un punto alto. 2 catenelle di separazione, salto un punto di base, carico il filo, vado nel successivo e lavoro la mia maglia alta. Per andare ad inserire la prossima perlina, faccio come ho fatto prima: allungo la solina, prendo l'uncinetto più piccolo, la perlina e vado a far passare il filo attraverso il foro della perlina. Vedete? Riprendo l'uncinetto con il quale sto lavorando, stringo la catenella, lavoro un punto bassissimo, punto catenella, carico il filo, salto il punto successivo e in quello dopo vado a chiudere il quadratino o l'archetto, come lo volete chiamare, dove abbiamo inserito la perlina. E continuiamo per tutto il giro lavorando uno spazio con la perlina e uno spazio vuoto. Nello spazio vuoto darete 2 catenelle di separazione per l'archetto. Ho lavorato tutto il giro, vedete, alternando uno spazio con la perlina e uno spazio vuoto. Sono a fine giro e devo lavorare lo spazio vuoto. Quindi lavoro le 2 catenelle, vado sulla terza delle 3 catenelle iniziali e chiudo il giro con un punto bassissimo. Partiamo con il terzo giro lavorando una catenella, rientriamo laddove abbiamo chiuso il giro adesso e lavoriamo un punto basso.
4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo sulla maglia di chiusura del primo archetto e lavoriamo il punto basso. 4 catenelle. Andiamo sulla maglia successiva che chiude il quadretto vuoto questa volta e lavoriamo un punto basso. 4 catenelle. Andiamo nella maglia alta successiva che chiude il secondo quadretto con la perlina e lavoriamo un punto basso. E continuiamo in questo modo lavorando 4 catenelle ed una maglia bassa su ogni maglia alta per tutto il giro. Sono a fine giro e lo andiamo a chiudere in questo modo con una catenella. Carichiamo il filo, andiamo nella maglia bassa iniziale e lavoriamo un punto alto e ripartiamo con il giro successivo. 1, 2, 3, il quarto. Lavoriamo 3 catenelle, carichiamo il filo, andiamo nell'archetto che si è formato sotto e lavoriamo 3 maglie alte chiuse per metà, quindi una, due, tre. Chiudiamo tutti i gettati che abbiamo sull'uncinetto e diamo una catenella. Allunghiamo un poco il filo e andiamo ad inserire la perlina. Questa volta vado a mettere delle perline leggermente più grandi di quelle che ho usato nel giro sottostante. L'inserimento delle perline è lo stesso che abbiamo fatto per il giro sottostante. Una volta che abbiamo tirato il filo, prendiamo l'uncinetto che stiamo usando per la lavorazione, diamo una catenella, carichiamo il filo, andiamo nell'archetto che abbiamo sopra la perlina e lavoriamo 4 maglie alte chiuse per metà, una, due, tre e quattro. Carichiamo il filo, chiudiamo tutti i gettati e diamo una catenella. E continuiamo in questo modo per tutto il giro. Ogni volta che chiudiamo il gruppo di maglie alte chiuse assieme, andiamo ad inserire una perlina. Quindi allungo il filo, prendo la perlina che devo mettere e vado a inserirla nella lavorazione. La fisso con una catenella, carico il filo, vado nell'archetto successivo e lavoro le mie 4 maglie alte chiuse assieme, una, due, tre e quattro. Carichiamo il filo. Chiudiamo tutti i gettati e diamo una catenella per completare la chiusura del punto. Completerete il giro andando a lavorare un gruppo di 4 maglie alte chiuse assieme in ogni archetto, e quello sulla perlina e quello vuoto, e tra un gruppo e l'altro andate ad inserire la perlina. Una volta che l'avete inserita, ricordatevi di fissarla con una catenella e proseguite nella lavorazione. Ho inserito l'ultima perlina, vado sul primo gruppo di maglie alte chiuse assieme
All'apice del gruppo stesso estraggo il filo e chiudo il giro con un punto bassissimo. Do una catenella, rientro dove ho chiuso il giro e vado a lavorare un punto basso. E andiamo a ripetere il terzo giro di archetti che abbiamo lavorato dopo l'inserimento delle perline verdi. Quindi lavoro questa volta 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado sul gruppo di maglie alte chiuse assieme successivo e lavoro un punto basso. Catenelle, vado sul gruppo di maglie successivo e lavoro un punto basso e continuo in questo modo per tutto questo quinto giro, 1, 2, 3, 4, sì, quinto giro. Vado a lavorare l'ultimo archetto. Chiudiamo il giro sulla maglia bassa iniziale con un punto bassissimo. E il nostro rosone è terminato. Andiamo a fare adesso un giro di rifinitura e prima di staccare il filo, lavoriamo il gancio per appenderlo. Andiamo a rifinire il giro in questo modo, una catenella, entriamo nell'archetto, il primo, e lavoriamo 6 maglie basse. Quindi una, due e tre, un pippiolino di 3 catenelle. E 3 maglie basse ancora nell'archetto, una, due e tre. Passiamo all'archetto successivo, 3 catenelle, 3 maglie basse, una, due e tre. Un pippiolino di 3 catenelle. Maglie basse sempre nello stesso archetto. E continuiamo in questo modo per tutto il giro. Come vi dicevo, prima di staccare, andiamo a lavorare il gancio. Il pippiolino, per chi non dovesse saperlo, sono 3 catenelle chiuse su se stesse. Ve lo faccio vedere. Vado a lavorare le mie 3 maglie basse nell'archetto seguente, una, due e tre. E adesso andiamo a lavorare il pippiolino. Lavoriamo le 3 catenelle, una, due e tre. Andiamo alla base, vedete, delle 3 catenelle che abbiamo lavorato. Entriamo nel punto, estraiamo il filo e chiudiamo le 3 catenelle e questo è il nostro pippiolino che può essere di 3, 4, 5 catenelle a seconda della lavorazione. Vado a lavorare le 3 maglie basse mancanti per completare l'archetto e continuo a finire il giro e poi lavoriamo il gancio. Vado a chiudere anche questo giro sulla prima maglia bassa iniziale, vedete? Con un punto bassissimo e abbiamo terminato il nostro rosone. Adesso o possiamo lavorare un piccolo gancio nel quale far passare un filo cerato o un qualsiasi tipo di laccio che a voi piace, oppure con l'uncinetto possiamo andare a creare noi il laccio per poterlo indossare. Possiamo lavorare una spighetta rumena, possiamo lavorare delle catenelle alternate con dei punti puff. Sbizzarrite la fantasia e create la vostra fettuccia per la collana. Io vi faccio vedere come vado a lavorare il gancio. Chiuso il giro, lavoro 3 catenelle, 1, 2, e 3, carico il filo,
Vado nella maglia bassa di chiusura giro, estraggo il filo e lavoro un punto alto. Ecco qui. Catenelle, una, due e tre. Carico il filo, vado alla base delle 3 catenelle, estraggo il filo e chiudo la maglia alta. Ne lavoro un altro modulino, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado alla base delle 3 catenelle, estraggo e chiudo la mia maglia alta. Vedete? Andrò adesso a fissare i modulini sul rovescio del lavoro. Semplicemente piegando sul dito, entrando da dietro nel punto che ho a disposizione, estraggo il filo e vado a chiudere con un punto basso. Vado nel punto successivo, avete visto che ho voltato il lavoro, riestraggo e chiudo con un punto bassissimo. Ho fermato tutti i fili, vedete, e ho cucito un'altra perlina al centro per andare a coprire il buco iniziale. Volendo, potete arricchire ulteriormente il vostro rosone con una nappina in contrasto. Io la appoggio giusto per farvi vedere l'effetto finale. Se invece non disponete di perline da poter lavorare con l'uncinetto, ma avete micro perline come queste che possono essere cucite, vi faccio adesso uno schema veloce di soli 3 o 4 giri sulle quali poi potrete andare a cucire le micro perline. Per l'altro rosone sul quale andrete a cucire le micro perline, l'avvio è lo stesso: cerchio magico, 3 catenelle per sostituire il primo punto alto, 30 maglie alte all'interno del cerchio magico. Nel secondo giro ho lavorato un giro a punto rete. 3 catenelle per la prima maglia iniziale, 2 catenelle per lo spazio, saltiamo un punto di base e chiudiamo il quadretto con un punto alto e lavoriamo per tutto il giro con 2 catenelle, saltiamo un punto alto sul punto successivo e alla fine dovremo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 archetti. Andiamo a lavorare il terzo e ultimo giro con un punto bassissimo, ci portiamo al centro dell'archetto, lavoriamo un punto catenella e nel primo archetto lavoriamo 4 catenelle e 3 maglie alte doppie chiuse assieme alle 4 catenelle. Quindi carico 2 volte il filo, entro nell'archetto e lavoro la mia maglia per metà. Carico di nuovo, entro nell'archetto e lavoro la mia maglia per metà. Ricarico di nuovo l'ultima maglia alta doppia e vado a chiudere tutto il punto. Do una catenella per fissare il gruppo di maglie e lavoro 3 catenelle, una, due e tre. Tenendo il dito sull'ultima catenella vado a lavorare un pippiolino di 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado nella terza delle catenelle che ho appena lavorato, estraggo il filo e chiudo il pippiolino. 3 catenelle, carico 2 volte il filo,
Vado nello spazio successivo e lavoro il mio gruppo di 4 maglie alte doppie chiuse assieme. Lavoro la prima, la seconda, la terza, la quarta. Vado a chiudere tutti i gettati, do un punto catenella per fissare il gruppo di maglie e vado a lavorare l'archetto con il pippiolino. Quindi 3 catenelle, tengo il dito sull'ultima catenella lavorata, lavoro il pippiolino di 3 catenelle. Catenelle per concludere lo spazio, carico 2 volte il filo, vado nell'archetto successivo e lavoro il mio gruppo di 4 maglie alte doppie chiuse assieme e continuo in questo modo per tutto questo giro. Alla fine, prima di andare a spezzare il filo, lavoriamo il gancio come abbiamo fatto per l'altro rosone. Una volta che avremo concluso il nostro medaglione, andremo a cucire a gusto le micro perline su tutta la superficie. Terminato tutto il giro, lavorando il gruppo di 4 maglie alte doppie chiuse assieme in ogni archetto sottostante, lavorato l'ultimo gruppo, andiamo a lavorare il gancio. E lo lavoriamo in questo modo. Una catenella, metto il dito sulla catenella che ho appena lavorato e lavoro altre 10 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Entriamo nella catenella, la prima che abbiamo lavorato. E chiudiamo con un punto bassissimo. Voltiamo un attimino il lavoro e nel cerchio che abbiamo appena chiuso andiamo a lavorare un giro di maglie basse. Diamo prima una catenella, entriamo nel cerchietto e lavoriamo le nostre maglie basse, ma all'incirca una decina per quante sono le catenelle che abbiamo lavorato per l'anellino. 2 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Vediamo, vedete che siamo arrivati da dall'altro lato. Rivoltiamo di nuovo il lavoro. Andiamo sempre nella prima catenella che abbiamo lavorato all'inizio. E chiudiamo con un punto bassissimo. Diamo una catenella per lo spazio e andiamo a chiudere il nostro giro sul primo gruppo di maglie alte doppie che abbiamo lavorato a inizio giro. Estraiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Diamo qualche altro punto bassissimo e poi andremo a fermare il filo. Vado a tagliare, poi fisserò il filo al lavoro e abbiamo concluso il secondo medaglione sul quale poi andremo a cucire le nostre micro perline.